Napoli. Eccoci in diretta. Buonasera a tutti. Ciao Ciro e buonasera. Ciao cara. Al nostro ospite Massimo Carrino. Ma buonasera a voi e buonasera soprattutto a tutti i radioascoltatori di Radio Amore Napoli. Buonasera, grazie Ciro, grazie Elena. Ma che bello ritrovarsi fra di voi, insomma. Allora lui, tu non sai che adesso ci darà lezioni come se fosse speaker. E infatti io me ne vado. No, assolutamente. Lasciamo qua perché la radio è meravigliosa, ragazzi. Perché lui è talmente poliedrico ed è un amico, che lo posso dire chiaramente, perché è molto molto bravo. Viene da esperienze radiofoniche, esperienze teatrali, esperienze di cabaret, perché ha studiato 4 anni nel laboratorio di Zelig. Sì, insomma, esperienze di liceo classico, esperienze di università, insomma vari tipi di esperienze. Non dico le altre esperienze, non mi tuffo oltre perché sennò possiamo andare a finire una piscina non tanto comoda. Il signore ha lavorato con le più belle donne d'Italia. E stasera sono anche in presenza di una bellissima donna. Signori, qua ci vuole un applauso, caro Simone, che sei là in regia. Siccome avevo dubbi. Sta nascendo un amore, io me ne vado. Perché adesso. Allora, Simone Genovese, lo salutiamo dall'altra parte in regia, naturalmente. Anche voi che siete a casa, siamo felici di avervi ospiti. E ricordiamo, questo è importante, vogliamo ricordare di Andrea Sannino, che è stato la settimana scorsa qui e che sarà il giorno 16 a Villa Egea, dove farà una serata. Sì. Questo ricordiamo, mi ha detto ricordi che noi abbiamo, sì, io ricordiamo. Sarai a Villa Egea il 16, Andrea Sannino. Grande Andrea, ciao Andrea, grandissimo artista, bravissimo talento. Assolutamente sì, è stato veramente straordinario, ma di te parliamo, sì, cominciando da dove? Perché tu, io direi... Allora, sono nato 49 anni fa, non si vede, sono quasi 49enne. Dal 2000? Dal 21 dicembre, 21 dicembre è il mio compleanno. Il 21 dicembre, capito? Io, qualcuno potrebbe dire, il 21 dicembre sarò qua a fare lo spettacolo, il 21 dicembre è il mio compleanno, quindi... affrettatevi, soprattutto a tutti quanti i radioascoltatori, se volete farmi un regalo qua Radio Amore Napoli, il 21 portate un pacco, io lo vengo a ritirare. Ma non un pacco casa fa, no, pacco, però tu vieni pacco con vero, qualcosa tipo paste. Assolutamente, io vengo con la pasta, se vuoi la pasta integrale, il riso. Se volete, anche perché vi dovete mettere a dieta, sotto le feste, no, voglio Ciro, dire. Ciro, no, assolutamente, non conosce cos'è questa parola dieta. Vieni anche tu perché hai un fisico eccezionale. Applausi, caro Simone Genovese per Elena e per Ciro. Applausi. Facciamo questi fragorosi applausi, ma soprattutto io voglio. Che carino, io, ragazzi, non c'è niente da fare. Ma la classe. È un vulcano, un vulcano. Ma è bravissimo, è bravissimo. E poi è un grande cabarettista anche a scoprire di talenti. Infatti, tu domani sera. Ah, diciamo, domani sera. Domani sera sono a casa mia. Se qualcuno vuole venire, non ci sta niente. No, e invece domani sera sarò. No, sarò a Fratta Maggiore perché c'è un meraviglioso posto che è denominato Jazz Café. Gestito dal mio amico Maurizio Cestari. E lì, oltre a fare jazz, perché è un locale molto particolare, molto accogliente, molto intimo, si farà anche un nuovo progetto, che è un progetto destinato alla comicità, che ho, diciamo, non so se l'onore o il disonore, insomma, perché io non mi sento all'altezza di dover guidare, grazie anche alla fiducia che mi è stata concessa da Maurizio Cestari. Quindi inizieremo questo grande progetto destinato alla comicità, dove giovani talenti e anche non ospiteremo ogni sera, ogni settimana, ogni 15 giorni, adesso vediamo, iniziamo questa grande avventura e vediamo questa nave dove ci porterà. Assolutamente, dove ti porterà in alto, perché Massimo poi è molto benvoluto, tu sei molto benvoluto da tutti i tuoi colleghi. Ah, sì. Io normalmente ma fa piacere questa cosa, perché nello spettacolo purtroppo c'è l'usanza di ciao, come sta, e poi dietro si fa un po' così, no, voglio dire, però tra amici proprio, sì, no, con però te non succede, però io credo che nella vita in generale succede questo, non succede solo no Elena, assolutamente sì. Quindi non è solo c'è questa situazione, pugnalate, posso troppo immaginare che può essere ma la vita va vissuta anche così, una pugnalata qui, una pugnalata là, nel bene o nel male, perché se ne parli davanti o dietro era famosissimo, insomma. Assolutamente, non si è mai lamentato, assolutamente, no, 33 sono un po' troppe, qualcuno è meno, però insomma la curtolata sarà da pigliare ogni tanto, però molti nemici, molto onore, anche una cosa che si ma dice. Le stiamo dicendo tutte stasera, sotto la campa non ci azzecca niente, ma agit buricocco, andiamo avanti. Bene
Intanto salutiamo anche i due ospiti che poi avremo al telefono, che sono Ernesto Apuzzo, naturalmente, e ci parlerà del Napoli. Perché tu, Massimo, ovviamente sei tifosissimo del Napoli. Guarda, non sono tifoso, io sono malato, che è diverso, sono patologico. Io adesso non c'è neanche uno che non sia tifoso del Napoli. Ma io so che lei è una è espertissima di calcio, vero? Allora mi devi dire, da adesso fino in poi, fino a giugno, tutte le trasferte del Napoli. Ok, allora noi ne parliamo tra qualche minuto, perché adesso abbiamo la pubblicità. Brava. E nel rientro vi terremo informati. Non è tifosa del Napoli, Fio ha chiamato Diego. Sì, cioè, no, pensa un po', no, anche lei è patologica, Ed è formidabile. Allora, tu hai vinto per un premio, un paio di premi nella tua vita, non tanto. Ma pensa un po', un paio di premi, una schifezza proprio, ma chissà, tutto sto bordello, le presentazioni, arrivata a Radio Amore, due premi. Ma... un bel premio, bello che tu no, invece, tanti festival. Perché poi devo dire che nel mio piccolo percorso ho tanta esperienza, fatta anche in coppia, con un duo che è Carrino, come no, grande esperienza fatta con questo duo, e nel nostro piccolo percorso ci siamo tolti anche qualche soddisfazione, come a proposito di Maurizio Cestari, che era il responsabile all'epoca di un premio che si chiamava il premio Nino Taranto, si fece al Teatro San Nazzaro, noi vincemmo proprio questo premio, ma poi abbiamo avuto anche la soddisfazione di farne tanti altri di festival, abbiamo vinto anche un premio, pensate un po', anche fuori regione, siamo andati a vincere in Toscana, abbiamo vinto il premio Aria Fresca. Che cos'è Aria Fresca? Non è che l'aria che tu affacci alla finestra e pigli l'aria fresca. No, assolutamente. Ma Aria Fresca è un programma, se voi ricordate, che è nato prima di Zelig, che andava in onda sulla Rai, che presentava Carlo Conti. Carlo Conti. E insieme a Panariello, che lì sono nati tutti. Panariello, Pieraccioni, sono nati tutti quanti lì. Insomma, questi. E invece tu come nasci, Massimo? Non purtroppo come Panariello e Pieraccioni, perché magari tenesse un contratto, altri contratti, ma nasco grazie a mia madre e a mio padre, che mi hanno fatto nascere. No. Nel 2000 possiamo... 97-98, grazie al teatro e alla guida di un grandissimo maestro del teatro napoletano, che è anche italiano, che è Guido Valligiano. Guido. Ahimè, scomparso nel 2010, e sono stato allievo di Guido, ma come tanti altri. E tu hai fatto parte proprio al Teatro Totò di una grande serata dove c'erano poi tutti i comici delle Garibaldi. Sì, 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 sì. E tu eri uno di quelli che... Assolutamente sì. L'ultima della fila, pensa, fu... oddio, blackout mentale... L'ultima quella della che lavorava in The Boards, vestita ma come da no, Rosalia Porcaro. Rosalia Porcaro. Rosalia, come no. Rosalia, scusalo. Rosalia, però l'età sempre gli gioca brutti. Beh, l'ultima puntata che fa Ciro Tumorino. Cioè, lo diciamo a tutti. Questo si è vestito così. Aveva fatto un viaggio in treno, voglio dire. Ha pagato il biglietto? No, peccato. Ciro, mi stai cadendo sul meglio. 97 era, vero, con Guido che avrà organizzato. 97, sì, anche perché tu ricorda che bisogna ricordare che dal 96-97 al 99, credo, c'era questa grande sitcom che Guido faceva su Napoli TV, che era Casba, e che facevamo in tanti. Ci sono tanti colleghi che hanno iniziato con Guido. Antonio Peloso e Massa, certo. Vediamo. Ma lo stesso Paolo Gaiazzo. Paolo Gaiazzo, poi c'era Gino, vabbè. C'erano tanti, c'era Rosario Toscano, c'erano i Duo per Duo, insomma voglio dire, bel gruppo. Sì, ricordo anche io, diciamo. C'era anche perfino all'epoca Paolo era in coppia con un altro artista importantissimo, e quindi voglio dire, era un duo all'epoca, e quindi faceva coppia anche con questo. Però tu a teatro stai riprendendo quello spettacolo con Laura Freddi? Allora, noi abbiamo fatto nascere questo progetto nel 2015 insieme a Lucio Pirri, che è stato, diciamo, poi insieme a Lello Marangio, l'artefice magico. Io uso un altro testo teatrale per dire come è nato questo spettacolo. È nato da questa geniale coppia che era Lello Marangio e Lucio Pirri, che hanno scritto questo spettacolo. E per la regia di Lucio Pirri, insieme a Lucio Pirri, io, Laura Freddi e Ettore Massa, e che ci ha dato una grandissima soddisfazione questo testo. Poi successivamente, noi l'anno scorso abbiamo fatto anche un altro testo molto carino, Stressate si chiamava. Stressate è quello con Laura Freddi. Quello con Laura Freddi. Stressate ancora di più. E poi avevamo l'anno scorso Bello della diretta, che abbiamo fatto con Maria Mazza, con Lello Radice, Barbara Petrillo in scena, io. E quest'anno una bellissima compagnia che debutteremo nel mese di, credo, a marzo, aprile, debutteremo al
al Teatro Trianon, saremo anche al Trianon a Napoli, e abbiamo una bella compagnia quest'anno, perché oltre ad avere i maestri della scrittura quali Lello e Lucio, Lello Marangio, Lucio Pierri, con la regia di Lucio Pierri, avremo Lucio Pierri, Rosaria De Cicco, Giulia Maiorciuk, Davide Marotta, Ernesto Lama e Massimo Carrino. Tu non hai mai fatto Fuori Corso? Fuori Corso io l'ho fatto, nel 2013 ho fatto l'ultima edizione di Fuori Corso. Poi te sei laureato, insomma. Poi mi sono laureato perché a un certo punto Fuori Corso ci basta, perché mio padre diceva io papà sei in bettas, insomma, no, grande Fuori Corso. E poi dopo sempre su Canale 9. Infatti. Sempre su Canale 9, altre 4-5 produzioni, A Tutto Campo, Non C'è Neuro Show, insomma tanti programmi abbiamo Senti, fatto. Senti, poi c'è una cosa sul pallone che tu molto carico. Guarda, io sto guardando perché poi tra l'altro sto sul tuo profilo ed è molto facile sapere quelle cose vedendole. E qui sì, qui con lui, con Pierri. Io lo chiamo brother perché ormai è un fratello di scena, Lucio, e qui siamo a TV Luna, siamo in compagnia di Salvatore Galisi. Esattamente, con Salvatore Galisi, ancora meno ogni tanto siamo di casa lì, allora Salvatore dice no, stasera dobbiamo, come si dice a Napoli, amma paria. Quindi vediamo, anche perché là è tutto molto improvvisato. Molto cazzeggio. Sì, bellissimo. È un programma stupendo, è quello che io amo di più, perché Anchorman è insomma è il programma per eccellenza dove ti puoi sfogare, cara Elena. Puoi dire quello che vuoi, molto libero, molto sciolto, molto free. E noi facciamo da 2 anni parodia sul calcio. Senti, è a Parata Palla? Appunto. Facciamo a Parata Palla, che è questo programma che devo dire, ma non perché è il nostro, è anche un po' geniale anche nella denominazione, perché abbiamo ripreso un po' un vecchio detto napoletano, a Parata Palla, quando si deve misurare e poi qualche scritto, cosa. A parato la palla. A Parata Palla, e facciamo un po' il verso al programma di Carlo Alvino, perché va durante il programma di Carlo Alvino. Pane al pane, vino e al vino, e noi facciamo a par da palo. O al vino dalla luna. Esatto, ma insomma voglio dire, da 2 anni che ci dà soddisfazione. Quest'anno abbiamo anche cambiato versione, perché l'anno scorso c'era questa versione di Lucio che faceva il presentatore, si collegava con il tifoso che chiamava, che era sempre un stesso tifoso che chiamava, quindi probabilmente questo programma aveva l'unico telespettatore che lo seguiva. Invece quest'anno abbiamo proprio il talk show, perché abbiamo il presentatore dove c'è l'opinionista, questo opinionista che tutto capisce tranne di calcio. Quindi quindi lo potete però poi immaginare che può essere, no? la discriminazione sul calcio, eccetera. Poi però parliamo seriamente nel prossimo passaggio con Ernesto Puzzo e con Vincenzo Vitello, certo, proprio di come gioca il Napoli. Parliamo seriamente di calcio. Parliamo seriamente. Due giornalisti, un allenatore che è stato allenatore della Juniores del Napoli, che è Ernesto Puzzo, e poi parliamo chiaramente con Vincenzo Vitello, che è il direttore di Europa Calcio di Milano, che è a Milano, e chiaramente ci parla di calcio, tifosissimo del Napoli, figuriamoci. Gioca il sabato, se non sbaglio. Gioca sabato alle 18 a Torino col Toro. Pensate un po', Elena sa che sabato 16 il Napoli gioca contro il Torino. Grande e Diego. Qui ci vuole un applauso che dura quasi un'ora e mezza. A questo punto chiudiamo il programma. No, che lei sa, cioè lei sa pure il risultato esatto. A questo punto veramente pronostico per Torino-Napoli. Dacci il pronostico. Elena. 2-1 per chi? Per il Napoli, ovviamente. No, perché 2-1 Torino-Napoli e poi Torino. No, allora, quindi diciamo 1-2. Quindi da bolletta è 2. Chi segna? Chi segna? Chi segna? Amsic. Tutte e due. No, ma perché sì, siccome sì, tanto lo metto sempre là, perché tanto prima è l'unico giocatore che si ha ricordato. Amsic. No, scusa, perché nel frattempo Amsic non ha pareggiato i gol di Maradona, no. Scusa, siamo da due o tre settimane che stiamo cercando di spronare di buttare questo Amsic. Ancora 3 mesi. No, però è meno male che Knight Giaccherini, perché Giaccherini sta coppa panchina 3 anni. Che faticata. Ma come si può fare? Dico, sono 3 settimane che ne parliamo qui, da quando c'è stata la famosa partita Napoli-Juve. Napoli-Juve, sì. Ecco. Quindi non è che io mi... Ma prima di quella partita, di che cosa hai parlato tu? Quale giocatore hai detto che segnava? Non mi è stato chiesto. Non ti è stato, meno male, ne hai parlato proprio, meno male. No, ma è bellissima la battuta di Peppe Iodice, che è pure un amico nostro. E praticamente lui tutte le volte prendeva in giro Mario Rui. E non entrava mai, perché sa sempre che lui su quella fascia, Mario Rui veniva da un infortunio e non giocava mai. Allora diceva, si girava Sarri e faceva, allora adesso entra Rui,
Chi si alzava? Io, no, Rui, non tu, lui, non Rui. Pensavo, no, papà, che... Ed era tristissimo. Grande Peppone. Mo sta giocando, quindi sì. Voglio dire, però, lui è straordinario. Ma non ci crede neanche lui che sta giocando. Infatti, dice, certe volte, ma so io che gioco o no? Sì, sei tu. Stavolta è Rui o lui? O lui. No. Lui sarei io, che entra adesso. Ci manca solo il gol. Allora, io direi di fare un passaggio pubblicitario e di andare in musica. Così nel frattempo poi contattiamo... chiamiamo i nostri amici da casa e vediamo anche un attimo... quali sono le ultime novità? Tornano qui su Radio Amore, non lasciate assolutamente queste frequenze, no? No, tornate, Net Napoli, Net Napoli. Lì, ci potete vedere, cliccate mi piace e condividete la pagina, condividete. Ci potete vedere, sentire e vedere. Ciao, grazie, siamo là. Andiamo tra pochissimo. Gruppo Egea Eventi, due location, un'unica qualità. Villa Egea è una location unica che dispone di tre sale attrezzate, una suite per gli sposi, ampio giardino dove svolgere deliziosi buffet e parco giochi bimbi con animazione. Villa dei Marchesi Cappelli è una residenza storica affrescata da noti pittori del Settecento, con lussureggiante giardino e ampio terrazzo panoramico. Entrambe le strutture offrono un servizio unico, abbinato a una cucina di tradizione mediterranea. Villa Egea si trova a Massa di Somma, via Vicinale Santa, provincia di Napoli. Telefono 081 574 2323. Villa dei Marchesi Cappelli si trova a Pollena Trocchia, via Cappelli 91 bis, provincia di Napoli, telefono 081 897 2513. Marchesi Cappelli e Villa Egea vi augurano buone feste. Ciao Ciro e buonasera. Ciao, cara. Al nostro ospite Massimo Carrino. Ma buonasera a voi e buonasera soprattutto a tutti i radioascoltatori di Radio Amore Napoli. Buonasera, grazie Ciro, grazie Elena. Ma che bello ritrovarsi fra di voi, insomma. Allora lui, tu non sai che adesso ci darà lezioni come se fa lo speaker. E infatti io me ne vado. No, assolutamente. Lasciamo qua perché... La radio è meravigliosa, ragazzi. Perché lui è talmente poliedrico da... Ed è un amico, che posso dire chiaramente, perché è molto molto bravo. Viene da esperienze radiofoniche, esperienze teatrali, esperienze di cabaret, perché ha studiato 4 anni nel laboratorio di Zelig. Sì, pure diplomata. Esperienze di liceo classico, esperienze di università, insomma, vari tipi di esperienze. Non dico le altre esperienze, non mi tuffo oltre, perché sennò possiamo andare a finire una piscina non tanto comoda. Il signore ha lavorato con le più belle donne d'Italia. E stasera sono anche in presenza di una bellissima donna, signori. Qua ci vuole un applauso, caro Simone, che sei là in regia. Non avevo dubbi. Sta nascendo un amore, io me ne vado. Perché adesso. Allora, Simone Genovese, lo salutiamo dall'altra parte in regia, naturalmente. Anche voi che siete a casa, siamo felici di avervi ospiti. E ricordiamo, questo è importante, vogliamo ricordare di Andrea Sannino, che è stato la settimana scorsa qui e che sarà il giorno 16 a Villa Egea, dove farà una serata. Sì. Questo ricordiamo, mi ha detto, ricordi che noi abbiamo, sì, io lo ricordiamo. Sarai a Villa Egea il 16, Andrea Sannino. Grande Andrea, ciao Andrea, grandissimo artista, bravissimo talento. Assolutamente sì, è stato veramente straordinario. Ma di te parliamo, sì, cominciando da dove? Perché tu, io direi... Allora, sono nato 49 anni fa, non si vede, sono quasi 49enne. Dal 2000? Dal 21 dicembre, 21 dicembre è il mio compleanno. Il 21 dicembre, capito? Io, qualcuno potrebbe dire, il 21 dicembre sarò qua a fare lo spettacolo. Il 21 dicembre è il mio compleanno, quindi affrettatevi, soprattutto tutti quanti i radioascoltatori, se volete farmi un regalo qua Radio Amore Napoli, il 21 portate un pacco, io lo vengo a ritirare. Ma non un pacco, casa fa, no, pacco, però tu vieni pacco con vero, qualcosa tipo paste. Assolutamente, io vengo con la pasta, se vuoi la pasta integrale, il riso. Se volete, anche perché vi dovete mettere a dieta, sotto no, le feste, no, voglio Ciro dire. No, assolutamente non conosce cos'è questa parola dieta, e neanche tu, perché hai un fisico eccezionale. Applausi, caro Simone Genovese, per Elena e per Ciro. Applausi. Ma facciamo questi fragorosi applausi, ma soprattutto vedi io voglio. Che carino, io, ragazzi, non c'è niente da fare. Ma la classe è un vulcano. Ma è bravissimo. Sì.
E poi è un grande cabarettista anche scoprito di talenti. Infatti, tu domani sera. Ah, diciamo, domani sera. Domani sera sono a casa mia. Se qualcuno vuole venire, non ci sta. No, e invece domani sera sarò a Fratta Maggiore perché c'è un meraviglioso posto che è denominato Caffè, che è un poeta romanesco, mentre invece questa poesia viene attribuita a Trilussa. Ma Trilussa non è così, non è di Trilussa. Trilussa l'ha recitata, l'ha fatta, per carità, ma questo signore si chiama Natale Polci, che abitava vicino Roma, ha fatto questa poesia, tra le altre, altri sonetti romanesco, che è bellissima. Io avevo chiesto a lui di recitarla, ha detto no, perché non ha. No, ma Ciro, Natale Polci te lo concedo con piacere. Vado. Dopo aspetta, perché abbiamo già la prima telefonata. La telefonata adesso. Allora, pensavo che fosse l'uccelletto che c'aveva. No, allora dimmi soltanto chi abbiamo. Il primo grande ospite di oggi è un grande allenatore, grande scopritore di talenti. Ciao, Ernesto Apuzzo. Buonasera a tutti e non esageriamo sempre. Ciao Ernesto. Buonasera. Ciao. Allora, Massimo Carrino, malato del Napoli e più o meno quanto te, Ernesto? Siamo in tanti malati del Napoli. E tu l'hai allenato, vengano i malati del Napoli. Sei stavi nelle giovanili del Napoli, hai allenato le giovanili, no? Ho allenato la primavera, di Insigne, di Cialdi, ma io... Vabbè, il mio fiore all'occhiello, diciamo. Qualcosina hai fatto, insomma, quasi parecchio. Poi hai giocato nella Lazio da giovane, ci ha raccontato, di Maestrelli, di Chinaglia, ci ha raccontato, no? Sì, però, Ed eri un gran bel centravanti. Una carriera onesta. Mi sono allenato con loro 2 anni, ecco. Ho giocato pochissime volte, però in un grande gruppo, importante, bello. Poi gli anni, purtroppo ahimè gli anni 70, fine anni 70, quindi sono è passato un po' di tempo, però insomma sono bei ricordi. Ma che non ti ho mai chiesto di Rececconi, di quella storiaccia terribile. Ma io quell'anno lì ero a Como in prestito, in Serie B, però lo conoscevo bene, certo. e conoscevo bene Ghedin, che era al suo fianco quando è successa questa tragedia. Con Ghedin l'attuale è stato tecnico della nazionale di Malta per tanto tempo, e penso che sia ancora adesso. Sì. E lui, mi ricordo che rimase veramente scioccato per tanto tempo. Proprio per uno scherzo, veramente. E però lui era questo signore che ha sparato subito a bruciapelo, era già stato oggetto di rapine altre volte. Per quello si era armato. Però era un suo amico, caro, era un suo carissimo amico. Sì, e lui. Lui per fargli uno scherzo, appunto perché era stato vittima di altre situazioni del genere, poverino, lui con tanto voleva scherzare. E però aveva un cappuccio in testa, dice che si era camuffato per quello. Sì, aveva una cosa. Proprio per lui e Ghedin, infatti, perché poi dopo me lo raccontò Ghedin, madonna. E io, ecco, stavo a Como e ho appreso quella notizia con una cosa, ma purtroppo... Allora... Ma parliamo di cose... Che storia, Tate o Tosi Rececconi, mi piaceva quella Lazio, Mi piaceva perché c'era Tommaso Maestrelli, assolutamente, c'era Peppino Wilson, anche lui napoletano. Sì, non me lo ricordo con piacere, però Chinaglia mi ricordo con tanto piacere. Giorgione. Wilson era uno che non amava i ragazzi che volevano farsi strada, pensa lui, quindi era un po', ma c'era ragionavano diversamente, forse se ci fosse quel clima lì in certe situazioni, anche in squadre di Serie A, Serie B, forse staremmo meglio. Gli eccessi fanno male, però lui era un eccesso, però insomma un po' più un po' più di rispetto, perché adesso quello che manca forse è un po' di rispetto verso i vecchi, tra parentesi. Allora, noi siamo qui per parlare anche con Massimo, giustamente, che lui è malato del Napoli, eccetera eccetera. Diceva, al di là dei pronostici, facciamo una disamina veloce anche su quello che è il momento del Napoli, perché tutti a dare addosso alla compagine di Sarri, che sta un punto dietro l'Inter, che si trova là per opera e virtù dello Spirito Santo, non si sa perché, siamo un punto sotto con un
stanchezza probabilmente fisica che era prevedibile giocando da agosto, o no? O mi sto sbagliando, Ernesto? In un anno solare il Napoli è di gran lunga la squadra che ha fatto più punti. Punto. Ok, quindi okay. Già adesso potremmo smettere, però ovviamente diamo una spiegazione. Secondo me, io ieri sera sono stato alla trasmissione e ho incontrato un preparatore atletico importante e lui mi parlava di stanchezza mentale. Perché la stanchezza mentale genera attraverso un processo chimico, certo. E si può giungere ovviamente a un periodo di stanchezza. Quindi questo periodo per il Napoli è conciso purtroppo in un momento dove si doveva affrontare la Juve e si doveva affrontare abbiamo affrontato la Fiorentina nella quale partita c'è stato un miglioramento sicuramente e abbiamo incontrato l'altra squadra con il risultato già acquisito dall'altra parte dello Shakhtar e quindi insomma in 10 giorni due partite andate male hanno fatto sì che tutto si scatenasse un putiferio. I non amanti del Napoli ovviamente si sono catapultati su Sarri e sulle sue scelte e sul suo sulla sua inadeguatezza a gestire una rosa importantissima. Niente di tutto questo, secondo me. Qualcosina Sarri sicuramente, come tutti quelli che operano, sbaglia. Io penso che, per esempio, dico la mia, secondo me Rogue meriterebbe più spazio, per il resto Sarri sa il fatto suo. E poi ecco, ho iniziato prima a dire che in un anno abbiamo fatto più punti di tutti. Dopo la sconfitta con la Juve è iniziato un altro anno, vediamo. Massimo, vuoi chiedere qualcosa? No, abbiamo la possibilità di avere un grandissimo esperto, quindi un uomo di calcio a telefono. Io come tifoso, perché poi la curiosità del tifoso, quella che esce fuori, siamo contenti perché De Laurentiis ormai è da anni che ripete da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. È da qualche anno che diciamo che Sarri ha creato un miracolo sportivo che è quello di questa squadra, ma è pure vero che determinati, per chiarezza, per trasparenza, perché poi il tifoso deve essere obiettivo, che determinati errori di mercato sono stati fatti. Perché una squadra del genere, almeno come occhio del tifoso e non come competente, perché non mi permetterei mai, lascio agli operatori del settore la competenza, ma come tifoso mi sarei aspettato che forse qualche calciatore, seppur doveva andare via da Napoli, doveva andare via e doveva essere sostituito in maniera adeguata. Lo Zapata. Anche perché, Zapata, Strinic. Il Paoletti, Strinic, giocatori che adesso sarebbero risultati utili alla causa. E questo mi fa sospettare. È vero, Sarri è un grandissimo allenatore, ma qualche limite di gestire tanti calciatori ce lo ha. Ce l'ha e lo sta facendo denotare tutto. Perché poi gestire un'ampia rosa è complicato, ma se vuoi fare la differenza devi gestire una rosa ampia e avere giocatori in panchina che ti sostituiscono quelli che tu pensi che giocano sempre. Questo è il pensiero del tifoso. Se esce Hamsik, se esce il Caleron, se esce i giocatori che fanno la differenza nel Napoli, se esce Insigne deve uscire, deve entrare una persona che è adeguata al gioco di Sarri, deve essere soprattutto all'altezza. E per fare questo ci vogliono degli investimenti. Bisogna fare gli investimenti. Allora, quindi, per Ernesto adesso ci dirà il punto di vista suo. Non c'è da aggiungere niente. Io da 3 o 4 anni vado ripetendo quello che sta dicendo il nostro amico. Allora, c'è d'accordo. Perché alla fine basterebbero ma due giocatori importantissimi. Perché anche in questa sessione di mercato, se non fosse stato venduto lo stesso Strinic e Zapata, certo, noi staremmo bene. Certo. Però è anche vero che spesso una lancia a loro favore, è anche vero che purtroppo siamo stati sfortunati nell'avere due
crociati, rotti. Ok? E mi riallaccio a quello che hai detto prima all'inizio, che sì, dobbiamo dare meriti a De Laurentiis, che senza di lui no. Però io dico un'altra cosa: senza De Laurentiis, senza il Napoli, giustamente avrebbe fatto solo i film. Quindi una mano lava l'altra. Quindi siamo andati, diciamo che siamo andati bene tutti e due, sia De Laurentiis che noi tifosi, perché ci ha risollevato. Però è anche vero che, insomma, è anche vero che Napoli è una piazza che, insomma, magari anche senza De Laurentiis sarebbe assurdo ai massimi livelli del calcio nazionale. Quindi, insomma, sono d'accordissimo. Sì, ma vedi, passati veramente pochi di top, pochi, un altro paio di, ecco, di top player. A livello di AM sono d'accordissimo, a livello di lì dai non colorati esce uno, entra un altro e la differenza non si nota, perché ha una società solida alle spalle, e però possono permettersi più investimenti. Questo è anche vero, perché hanno uno stadio di proprietà, però noi ne parliamo sempre, non facciamo quasi mai niente, insomma. Meglio lasciare qui, perché sennò andremo avanti però se giocano interne. Se giocano sempre gli stessi, e poi il pericolo dell'infortunio c'è, ma è ovvio, tranne il caso Milik, che a parte, insomma. Sì, ma Belgulam, stiamo dicendo la stessa cosa. È perché se ci fossero un altro paio di giocatori importantissimi, togliendo Gulam, togliendo Insigne o togliendo Amsic, non si regredirebbe, e quindi, insomma, Sarri avrebbe più lo farebbe volentieri. Però sta facendo crescere il 97 di Avarà, il 94, il 95 Rog, Zielinski e Rog. Però ecco qua, forse questo, se vogliamo bacchettarlo tra parentesi, perché io ovviamente come tanti lo amiamo Sarri, dovrebbe dare un po' più spazio. Io darei più spazio in questo momento a Rock, perché Rock, secondo me, con la sua forza fisica se li mangerebbe gli avversari. Certo. Spero che gli dia più spazio. Ernesto, sei stato come al solito, no, Elena? Sì, io mi sono incantata anche questa sera, sì. Ernesto. Hai capito tutto, Elena? Sì, ho capito perfettamente. Hai capito Rog chi è? Ho capito. Chi è Rog? È quello lì. No, quello che sta in Dostagna. Rog è un calciatore. Quello è Frog. Scusami, Ernesto, l'esito, sì, il risultato della partita di sabato, perché voglio vedere... Tu che ne pensi rispetto, visto che mi è stato chiesto, diciamo, il mio parere, voglio vedere fino a qualche punto io potrei aver azzeccato. L'unica domanda che c'ha a disposizione. Fagella, una bella risposta. Me la fa. 2-1. Soffriremo, però vince. Non lo so, mai come adesso sono quasi sicuro di azzeccarlo, speriamo. 2-1 per noi. Hai visto? Sono andata a trasmissione, visto? No. Anche tu. Anche io la penso così, anche io. Alla grande, allora. Speriamo. abbiamo qualche punto in comune. Ci facciamo Natale, grazie a Dio. Meno male. Grazie, Ernesto. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Ragazzi. Allora, è bello, Quando... Ti sei consolato? Mi sono sfogato. Sta cosa del mercato a Oliver Richard. No, veramente, questo fatto del mercato è una cosa incredibile, quindi vabbè, lasciamo stare però agli operatori del settore le loro opinioni. Poi chiaramente uno da tifoso è più sciolto, è più libero, no? Assolutamente, ma ripeto, il popolo tifoso, molto spesso io vengo aggredito sulla mia pagina, perché cerco di essere obiettivo, cioè se dico deve giocare di più chi c'ha gamba, non ti puoi non accorgere che i vari Rog, Zielinski hanno più gamba, Diawara li ha comprati, hanno più gamba, quando li fai giocare se non con la Fiorentina, se non appunto, con l'Udinese, appunto, con... appunto. E su questa io direi la domanda che viene fatta a Elena: VAR sì o VAR no? Bella domanda, questa. E va a rispondere. Però va. La mia risposta è: ma tu sei venuto o t'hanno mannato? M'hanno chiamato!
Allora, vanno chiamata VAR tutta la vita. VAR tutta la vita. Ma è vero, via la, viva la VAR. Ragazzi, andiamo in pubblicità e torniamo si subito. Si gioca questa cosa, ragazzi. Allora sì, andiamo in musica, pubblicità. Poi abbiamo la possibilità di uccelletto. La volevo sì, dire prima. Siamo in tema di VAR, quindi vai. Poi, facciamo il uccelletto. La dici adesso o la dici dopo la pubblicità? La dico dopo la pubblicità. Si meglio sì, tosto eh? Dopo? Sì. Meglio dopo. Creiamo la, la... meglio facciamo tosto dopo. Che puntata, sì. Ragazzi. Amate i colori? La dolcezza delle caramelle dei marshmallow? Da Momenti Gommosi potete trovare una vasta gamma di caramelle, idee regalo, marshmallow e le calecca da personalizzare. In più organizziamo confettate, caramellate e composizioni per il vostro evento e la festa del vostro bambino. Vi aspettiamo a Napoli, in via Caldieri 92, o potete acquistare direttamente dal nostro sito www.momentigommosi.it. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook Momenti Gommosi. Eccoci in diretta, buonasera a tutti, ciao Ciro e buonasera ciao, cara. Al nostro ospite Massimo Carrino. Ma buonasera a voi e buonasera soprattutto a tutti i radioascoltatori di Radio Amore Napoli. Buonasera, grazie Ciro, grazie Elena, ma che bello ritrovarsi fra di voi, insomma. Allora lui, tu non sai che adesso ci darà lezioni come si fa lo speaker. E infatti io me ne vado. No, assolutamente. Lasciamo qua perché... La radio no, è meravigliosa, ragazzi. Perché lui è talmente poliedrico da, ed è un amico, glielo posso dire chiaramente, perché è molto molto bravo. Viene da esperienze radiofoniche, esperienze teatrali, esperienze di cabaret, perché ha studiato 4 anni nel laboratorio di Zelig. Sì, pure diplomato. Esperienze di liceo classico, esperienze di università, insomma, vari tipi di esperienze. Non dico le altre esperienze, non mi tuffo oltre, perché sennò possiamo andare a finire una piscina non tanto comoda. Il signore ha lavorato con le più belle donne d'Italia. E stasera sono anche in presenza di una bellissima donna, signori. Qua ci vuole un applauso, caro Simone, che sei là in regia. Non avevo dubbi. Sta nascendo un amore, io me ne vado. Perché adesso. Allora, Simone Genovese, lo salutiamo dall'altra parte in regia, naturalmente. Anche voi che siete a casa, siamo felici di avervi ospiti. E ricordiamo, questo è importante, vogliamo ricordare di Andrea Sannino, che è stato la settimana scorsa qui e che sarà il giorno 16 a Villa Egea, dove farà una serata. Sì. Questo ricordiamo, lui mi ha detto: ricordi che noi abbiamo, sì, io ricordiamo. Sarai a Villa Egea il 16, Andrea Sannino. Grande Andrea, ciao Andrea, grandissimo artista, bravissimo talento. Assolutamente sì, è stato veramente straordinario. Ma di te parliamo, sì. Cominciando da dove? Perché tu, io direi. Allora, sono nato 49 anni fa, non si vede, sono quasi 49enne. Dal 2000? Dal 21 dicembre, 21 dicembre è il mio compleanno. Il 21 dicembre, capito? Io, qualcuno potrebbe dire, il 21 dicembre sarò qua a fare lo spettacolo. Il 21 dicembre è il mio compleanno, quindi affrettatevi, soprattutto tutti quanti i radioascoltatori, se volete farmi un regalo qua a Radio Amore Napoli, il 21 portate un pacco, io lo vengo a ritirare. Ma non un pacco a casa fa. No, pacco, tu vieni pacco con vero. Qualcosa tipo pasta. Assolutamente, io vengo con la pasta, se vuoi la pasta integrale, il riso. Se volete, anche perché vi dovete mettere a dieta, sotto no. Le feste, no. Voglio dire. Ciro, no, assolutamente, non conosce cos'è questa parola dieta. Vieni anche tu perché hai un fisico eccezionale. Applausi, caro Simone Genovese per Elena e per Ciro. Applausi. Facciamo questi fragolosi applausi, ma soprattutto io voglio. Che carino, io, ragazzi, non c'è niente da fare. Ma la classe. È un vulcano, un vulcano. Ma è bravissimo. E poi è un grande cabarettista, anche scoperto di talenti. Infatti, tu domani sera. Ah, diciamolo, sei... domani sera. Cioè, domani sera sono a casa mia. Se qualcuno vuole venire, non ci sta. No, e invece domani sera sarò. Eccolo. Allora, a proposito di uccelletto, ecco. Dove eravamo rimasti? Di Natale Polci. Decanterà l'uccelletto, ma non che viene dalla campagna, ma ci deve poi spiegare Ciro da dove viene l'uccelletto di Natale Polci. Allora, declamerà questa poesia. Viene da Viva Radio 2 con Fiorello e con Baldini. Fu invitato Bocelli.
pensa un po'. Bocelli non lesse. Vabbè, cioè, ovvi motivi. Smettila, smettila. Smettila. No, ragazzi. Perdonate la battuta, no. Però, voglio dire. Disse questa cosa perché la sapeva a memoria. Sono andato a modo suo. Alto. C'è qualcuno al telefono per te. Da adesso. Uccelletto subito. Non vuole proprio partire. Sono uccelletti amari. Pronto. Vincenzo? Pronto, pronto, buonasera a tutti. Ciao, Vincenzo Vitiello. Buonasera Vincenzo. Ciao, ciao. Allora, giornalista. Salve a tutti dalla calda Milano, Vincenzo influenzato. Perdonami Vincenzo, ma non ci crede nessuno che Milano è calda. Allora, è ironico. A una Milano calda, venite a vedere che gelo, che freddo fa a Milano. Ecco. Allora, volevo dire una cosa. Allora, quando uno è sposato, no? Mia moglie si è presa prima l'influenza, ecco. Ma non solo questo, ha seguito parola proprio in toto le parole del sacerdote quando ci siamo sposati. Il sacerdote ha detto uniti nel bene e nel male. Bronchite mia moglie e bronchite io. No, ma che bello, però. Mamma mia. Però la bronchite a Milano c'è voto. No, che fai? Uno va a Milano e piglia bronchite. No, 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 no. Ma guarda, ne ho preso tanto a Milano di bronchite, per cui io. E quindi una in più, una in meno. Senti, allora, Massimo Carrino, stavamo parlando di giocatori non utilizzati, ma ho sentito, io devo fare una piccola tiratina d'orecchia a Massimo no, che io scherzo sempre, assolutamente non mi permetterei, anzi mi congratulo con Massimo perché è un grande artista e spero che quello che dica non se la prenda. Voi sapete tutti che io sono non dico amante di Sarri, ma non è che lo adori in modo particolare, però sono un sarriano, un passionario. E quello che per chi non l'avesse capito, mi stanno procurando questi molti danni a livello di mediatico, sì. comunque io quello che volevo dire, allora, nel Napoli i calciatori devono avere, oltre a caratteristiche tecniche e fisiche notevoli, ma devono avere caratteristiche di attenzione e disciplina importanti. E Sarri, tutti gli 11 che vanno in campo con Sarri, devono muoversi all'unisono e in sincronia con gli stessi tempi e giocare per lo stesso fine. Il gruppo è fondamentale, è per questo che nel Napoli un solista pur bravo, per esempio come Rock, che io lo adoro pure come giocatore, assolutamente insieme agli altri, però ci vuole tempo. Un solista pur bravo come Doc stona se non si adegua. Allora, giocatori bravi ci sono anche a gennaio, per l'amor del cielo, solo che la differenza è che prendendoli a giugno, questi hanno tutto il tempo per essere assimilare gli schemi perdonami Vincenzo. Allora, quello che ha detto giustamente prima Apuzzo, il grande Ernesto. Aiutami, Ernesto Apuzzo. Ernesto. Sì, il grande peso. Allora, quello che ha detto prima, ricordiamoci tutte le disavventure che ha avuto il Napoli e ricordiamoci che ci sono stati due crociati e in più c'è Insigne all'ultimo in quelle condizioni. Insigne che forse probabilmente ritornerà a ci sono stati segni di ripresa a Firenze, nonostante le critiche eccetera nel secondo tempo. Io mi chiedo, ho detto pure agli altri, signori, ma se Gerischi avesse gettato uno di quei palloni dentro e se Mertens, io mi rifaccio a quello che ha detto il grande Peppe Iodice, insomma, l'ho visto l'ultimo stesso, ha detto che scherzosamente ha detto che Mertens si addormenta davanti ai portieri al punto tale che pure a casa sua la moglie lo deve prendere perché quando passa arriva davanti al portiere e si addormenta. Mi ricordo il fatto dello stesso. Allora, se Mertens non si addormentava e buttava quello, invece di guardare il guardiarine che era in fuori gioco, la buttava dentro, signori miei, avremmo fatto una settimana fantastica, senza critiche e senza altro. E poi, vabbè, lascio a voi la parola perché ho parlato troppo. Mi perdonerà Mimmo, sono un suo ammiratore. Allora, cerco di metterlo. Anzi, Mimmo, scusami un attimo. No, Mimmo, Massimo Carrino. Figurati. Io ho saputo che hai detto che il 21 dicembre è il tuo compleanno. Il mio compleanno, no? Sì. E aspetta.
E aspetti tanti regali a Radio Amore che ti portano. Bravo, no? Devo fare un regalo, allora, pure tu. Allora, visto che il 18 dicembre è il mio compleanno, arrivo prima io lì e vedo se mi hanno portato. Cioè, ma noi possiamo anche festeggiare insieme, non è un problema. Esatto. Non è un problema. Possiamo anche festeggiare insieme. Nell'occasione del dei festeggiamenti avremo come special guest Elena, che ci farà un'ora di calcio, quindi ci parlerà del Napoli, del presente, passato e futuro, sì. Vero Elena? Certamente, mi sto preparando apposta proprio per onorarvi. Allora, Vincenzo e Massimo, faccio a tutti e due la domanda. Allora, inglese è del Napoli, ormai mercato imminente, sì. Bersalico, il problema del presidente dell'Atletico Madrid ha detto: è vero che non facciamo più la Champions, ma facciamo l'Europa League, a noi ci serve Bersalico. Quindi a giugno ne possiamo parlare. E hanno rifiutato 25 milioni di euro. Ti chiedo a questo punto: sto benedetto esterno di destra o anche di sinistra, dove lo andiamo a prendere? Non lo andiamo a prendere, te lo dico io. Guarda, allora, innanzitutto, non arriverà nessuno. Bersalico. Mi dispiace, allora Bersalico voleva, il presidente dell'Atletico voleva 25 milioni, il Napoli era partito con un'offerta di 15 milioni, è salito a 20 milioni, le parti si erano avvicinate tantissimo e sembrava che tutto, ma avete ascoltato il presidente cosa ha detto ieri, quindi praticamente credo che quelle parole facciano intendere che non si prenderà. Rinaldo chiaramente è impossibile prenderlo per la cifra, se non si prende Bersalico a 20 milioni, immaginarsi Rinaldo a 40 milioni. Allora, posso dire che il Napoli non credo, prenderemo inglese e stop, basta, non prenderemo altro. Quindi neanche Verdi, neanche un esterno di fascia? No, non se ne parla, non credo proprio. Verdi, il Napoli lo segue, e si sta facendo un pensierino, ma per giugno, ma assolutamente saranno tutti... allora, del resto, scusatemi, De Laurentiis è stato chiaro. Ha detto il mancato superamento del girone della Champions non mi ha permesso di fare degli investimenti a gennaio, ma ha parlato di investimenti prospettici, quindi non ha parlato, anche in quell'occasione lì non ha parlato di investimenti riguardanti gennaio e per rafforzare il Napoli, e quindi è chiaro, insomma, è chiaro, per me prenderà Insigne e basta. Pertanto, il discorso è questo. Anche il portiere Reina gli conferma il contratto, perché se Donnarumma viene venduto, perché ormai mamma mia lì, mamma mia. Comunque io credo che da gennaio in poi noi rideremo molto. Certo. Voi direte perché? Perché avremo inglese, quindi inglese, un inglese, o Calaion, uno spagnolo, e Insigne un napoletano, magari una barzelletta, cioè non lo so, cioè, fatemi capire. C'era un inglese, napoletano e uno spagnolo. Allora, inglese viene preso per far sì che Milik possa riprendersi con calma, senza forzare i tempi di recupero, ecco. Solo per questo. Ma per me inglese è un acquisto inutile. No, vabbè, per me, mi permette di dire, farà riposare Mertens. Esatto. Allora, diciamo così, che il Napoli il turnover l'ha fatto al centrocampo. L'ha fatto pian pianino, per quello che ho detto prima. Il Napoli aveva bisogno di un turnover in attacco, perché in attacco sono stanchi mentalmente, stanchi fisicamente, perché le due stanchezze si legano insieme. Essere stanco mentalmente porta anche alla stanchezza fisica. Mertens dovrebbe riposare, se il Napoli avesse avuto un Milik non ci sarebbe stato problema, perché Sarri stava già utilizzando del turnover. Non a Milik ci vuole un giocatore che faccia rifiatare Mertens, assolutamente. Allora siamo quasi d'accordo, quindi quasi, nel senso che io comunque, allora, quando vedi Marco Rog che va a pressare sul portiere avversario perché c'ha gamba, perché c'ha grinta, quando vedi che un as svaria su tutto il fronte d'attacco, dici: questi due sono due mostri. Quando vedi che Diawara ci mette la gamba e te la spezza, metaforicamente parlando, perché c'ha un bel fisico rispetto a Jorginho,
e ha il fiato per arrivare fino alla fine, dici: questi sono stati presi. Zielinski deve giocare al posto di Hamsik. Cioè, già giochiamo con un nemmeno, con tutto l'amore che ho per il capitano. È un momento in cui deve andare alle Maldive, deve fare 15 giorni, libera la testa, se scorda Maradona, torna e gioca meglio di prima. Cioè, questa gente che deve riposare. È così. Sì, Ciro, hai detto tutte cose esatte. Sono tutti giocatori molto, molto bravi, che possono diventare dei top player, assolutamente. Però io ho visto attentamente Rock, e ok, è più avanti degli altri. Ho seguito attentamente Unas, che se noi ci fermiamo alle prodezze balistiche, non possiamo parlare di calcio. Perché un Unas, se tu lo metti a posto di Calion, tante persone, non copre, cioè Calion copre tutta la fascia. Unas fa cose, fa cose eccellenti dalla tre quarti in su, per cui Sarri non è che vuole andare contro i propri interessi, sta pian pianino. Allora, perdonami, squadre che si chiudono, non ho bisogno di Calion con squadre che si chiudono, ho bisogno di chi mi salta l'uomo come un as. Dico, non ho bisogno di Calleion con squadre che si chiudono, è quello. Allora, quando le squadre si chiudono, abbiamo visto con la rosa al completo, con la squadra al completo, con quel fraseggio che tutti poi scrivono, ormai su Facebook tutti scrivono di calcio e sono tutti allenatori. Quel fraseggio non è un fraseggio, non è un fraseggio orizzontale come molti dicono, è un fraseggio che si fa in orizzontale, in verticale, si scambiano di posizioni, fanno determinati movimenti, aprono dei varchi dove ci sono altri giocatori che fanno i difensori. Per fare questo ci vuole la squadra al completo, e c'è una squadra al completo pure fisicamente, con la giusta velocità di rotazione della palla. Della palla. Quindi tutti gli altri dicono: sì, ma questo tic-tac orizzontale, ma quando mai il tic-tac orizzontale lo stanno facendo adesso della squadra non è al completo, e poi gli uomini davanti stanchi, perché prima Mertens e Calion facevano degli incroci e andavano a fare anche 1-2 con i centrocampisti, con le insigne, certo, che facevano un lavoro che non so se tutti si sono accorti, per tutto uno dice insigne è un laterale, no, un momento, è un laterale che dalla tre quarti non solo svolge un lavoro sull'out di sinistra, ma fa degli 1-2 sia con Calion che con Amesic, e crea degli spazi. Quindi, signori miei, lasciamo il tempo a Sarri di far diventare un altro giocatore. Adesso dei nuovi ce ne sono altri due titolari, Diawara e Zielinski, che ormai sono titolari a tutti gli effetti. Rock pian pianino sta facendo il minutaggio. Se Napoli riesce a recuperare gli infortunati, può andare avanti. Non ce n'è per nessuno. Fermo restando che le sue colpe ce l'ha anche De Laurentiis, perdonatemi, ma ce l'ha anche De Laurentiis. Ce l'ha De Laurentiis, perché io lascio perdere tutto quello che si dice sulla programmazione, ho scritto tanto su, però i mercati si fanno insieme al tecnico. E io ho l'impressione che il tecnico Sarri conti molto, ma molto poco quando si fa una programmazione. Si è ritrovato Donelli e Valdifiori, chi l'ha chiesti? Dice: signore, ci sono due caffè, ma gliel'ha ordinato. Sì, questo lo dicono in tanti, ma io faccio una domanda: visto che Tonetti e Valdisori sono stati due giocatori di Sarri, perché non hanno giocato nel Napoli? Se l'ha presi lui. Per quale motivo non l'hanno giocato? Se l'ha preso lui, per quale motivo? A me qualcuno mi ha detto che Valdisone era stato ossessionato De Laurentiis, già da parecchio tempo. No, io credo che alcune operazioni... No, perché giocava nell'Empoli... Alcune operazioni sono esclusivamente targate De Laurentiis, però... L'orologio così perfetto, il problema è degli 11 che giocano all'unisono, l'orologio così perfetto di Sarri ha un problema, nel senso che se si rompe una lancetta va tutto all'aria. E quindi se si rompe Gulam, poi vedi che le partite non si vincono più, o comunque non hai quella spinta sulla fascia che dovevi avere. Sì. E questo è un problema. Massimo, hai detto una cosa esattissima. Il lavoro di Sarri, lo sai qual è? È quello di far sì che ci siano altre lancette uguali e che nel magazzino c'è la lancetta che possa sostituire la lancetta che si è rotta. Ma io non vedo una lancetta simile a quella di Gulam, Sì. Non la vedo.
Mario non la vedo, non è Ghulam, non è che io deve essere Ghulam, allora, ma deve essere all'altezza di Ghulam. E ci sono dei calciatori in Europa all'altezza di Ghulam, eh? Li devi andare a prendere, però li devi andare a prendere e pagare. Li devi andare a prendere e pagare. Non ho capito. Allora, Massimo, sento male. Io allora volevo dire, non è certo Mario Rui all'altezza di Ghulam, poteva essere un primato. E lo devi andare a prendere e pagare. Purtroppo il nostro presidente non li paga, non vuole pagare. Questo è il problema. Non c'è niente da fare. Infatti. E quindi dobbiamo, io come tifoso napoletano, mi devo accontentare. Questo è il problema. Non posso avere aspirazione a vincere. Quindi mi accontento, basta. Mi sta bene. Perdonami, Vincenzo. Io ti dirò di più. Scusa un attimo. Io, Massimo, prima ti ho ascoltato. Hai detto un'altra cosa esatta. Trasparenza. Nella società manca questo, trasparenza, perché io sono convinto che se De Laurentiis facesse un discorso ai napoletani molto chiaro, molto chiaro, i napoletani accetterebbero, se ne farebbero una ragione, il Napoli va bene così, andrà sempre in Europa, per quanto riguarda lo scudetto, se capita, ma per la legge dei grandi numeri, insomma, però, perché secondo il mio modestissimo parere, non si programma in questo modo per vincere uno scudetto. Quindi, assolutamente. Se capita. No? Sì, sì, sono d'accordo. Allora, ovviamente, io sulla mia pagina ho tanti amici e anche parenti del presidente, e Vincenzo ha risposto a una parente del presidente De Laurentiis, che ho messo un post che ricordava molto il film con Raul Bova, scusa Mati se ti chiamo amore. E lui tirato per la giacca con la faccia del presidente, scusa se ti chiamo pappone, e lì ho capito, mi hanno mangiato vivo, certo. E Vince, io ho dovuto cancellare il post, che in privato mi ha detto, ma lei perché si permette di dire delle cose, ti guardi che io ho condiviso un post. Perché il popolo tifoso ancora utilizza quella, che non è manco un pensiero mio, voglio dire, che lui ce li mette i soldi, però fa degli errori, no, ancora, ma, marchiani. Ciro, allora io li chiamo a social network, che è come Facebook, allora sono delle macchine infernali. Allora, non si può, sono diventati dei campi di battaglia dove si fa fatica a capire quello che uno vuole dire quello che, o meno. Allora, e poi si pretende che tutti la pensano nello stesso modo. Chi non la pensa nello stesso modo è un limitato. Allora, io mi sono permesso di dire alla signora che se così fosse, l'umanità sarebbe piena di limitati, perché o la pensano tutti nella stessa maniera, oppure chiaramente ci sono queste cose. Il mondo è bello perché è vario. Vincenzo, dobbiamo chiudere perché abbiamo 6 minuti da dedicare ancora a Massimo e ai suoi spettacoli, ma sei stato come al solito squisito e molto molto adeguato a quello che è l'attuale forma del Napoli. Allora, io ti ringrazio, ti abbraccio, non posso fare altrettanto con Elena, anche se lo vorrei fare crollare. La faccio io per te, non ti preoccupare, Vincenzo, lo faccio io per te. Vincenzo, io ti faccio gli auguri. Me lo consentirebbe l'età, per cui allora diciamo così, da figlia l'abbraccerei, però a questo punto non resta altro che Massimo, un abbraccio fraterno. Esatto, che farò. Ti seguo, Massimo, sei un grande. Ciao Vincenzo, un abbraccio. Per il 18. Grazie. Auguri per il 18. Grazie, e buon Natale. Ah sì, anche a te, anche a te. No, per ora ci diamo gli auguri di buon compleanno. Sì. Buon compleanno, ok. Noi andiamo avanti, no, perché abbiamo 6 minuti. Grazie Vincenzo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, sta poesia dell'uccelletto. Ma vuoi fare un uccelletto? Guarda, mi cadevi su questo uccelletto. Ecco. Allora. No, era come la direbbe Bocelli, sì. No, con accento toscano. Era d'agosto, un povero uccelletto, ferito dalla fionda di un maschietto, andò per riposare dalla offesa sulla finestra aperta di una chiesa. Dalla tendina del confessionale, il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente, prima sentente a confessare la gente. Mentre in ginocchio alcuni altri a sedere dicevano i fedeli le preghiere, una donna ha notato l'uccelletto e lo prese a caldo e se lo mise a petto. D'un tratto il cinguettio ruppe il silenzio e il prete a quel rumore il ruolo abbandonò di confessore, scuro in volto peggio della pece, s'arrampicò sul pulpito e poi fece: «Fratelli,
Chi ha l'uccello, per favore, esca fuori dal tempio del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti, si accinsero ad alzare le suole. Ma il prete, a quell'errore madornale, fermi! Gridò. Mi sono espresso male. Rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. La testa bassa, la corona in mano, 100 donne s'alzarono pian piano. Ma mentre se ne andavano, allora il parroco strillò: sbagliate ancora, rientrate tutte quante, figlie amate, che io non volevo dire quel che pensate. Ecco, quello che ho detto, torno a dire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire, ma mi rivolgo, non ci sia sorpresa, soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. Fine la frase, nello stesso istante le monache s'alzarono tutte quante e con il volto pieno di rossore lasciavano la casa del Signore. Oh, Santa Vergine! Esclamò il buon prete. Fatemi la grazia se potete. Poi, senza far rumore, dico piano piano, s'alzi soltanto chi ha l'uccello in mano. Una ragazza che col fidanzato si era messa in un angolo appartato, sommessa mormorò col viso smorto: che ti dicevo, hai visto? Se ne è accorto! Signori, questa alta poesia. Un applauso a Ciro Tumolillo! Ela! Natale Polci, non è di Trilussa. Natale Polci, che lo dice anche il cognome. E c'è l'altra, c'è una biblioteca proprio dove abitava lui, ha preso il nome di Natale Polci, quindi gliel'hanno dedicata una cosa. Ecco, lo sappiamo, lo conosciamo tutti Natale Polci, lo conosciamo anche attraverso l'uccelletto. Allora, noi siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Che peccato, che peccato. Volevamo Massimo ricordare qualcosa che gli tu spettacoli fai. Allora, io prima cosa vi devo ringraziare per l'ospitalità. Io un abbraccio fortissimo lo do all'editore Luigi De Simone, con cui ho avuto il piacere di lavorare in passato. I miei prossimi appuntamenti: prima cosa, ogni sera alle 20 su TV Luna, Aparta Pal con Lucio Pierri e Massimo Carrino, il nostro slogan, Aparta Pal tutto quanto. E poi prossimamente in teatro con TFR, Trattamento di fine rapporto, con la scritta da Lello Marangio e Lucio Pierri, con la regia di Lucio Pierri, con Lucio Pierri, Iula Maier, Circolo Sera di Cicco, Ernesto Lama, Davide Marotta, Massimo Carrino. Parte quando? Parte a marzo. Ah, ok. Marzo. Okay, ti verremo a vedere perché ovviamente ci inviterai. Prima, certo. E poi ricordiamo domani sera a Jazz Caffè, a tutto show con Massimo Carrino e la partecipazione dei nuovi talenti anche della musica, perché ci saremo anche dei ragazzi del Fabbricato 8, che sono dei ragazzi che sono adesso alla ribalta, talenti musicali, insomma. A Fratta Maggiore. Fratta Maggiore, Jazz Caffè con l'amico Maurizio Cestari. Allora, io Massimo Carrino ho finito i complimenti perché no, ma che complimenti? Io vi ringrazio. Gli aggettivi li ho finiti perché è un... Mi dovete fare una promessa, voglio tornare perché mi piace assai. Ma soprattutto Elena, quando parla di calcio, io sarò preparatissima. La domanda, tutta la formazione nazionale, Ronaldo, tutte squadre Serie A. Però la devi dire con la voce di Bruno Pizzul. Sì, certo, sì. Vabbè, mi preparerò. Sì. Quella dei mondiali 82, te la ricordi? Sì, certo, la so fare Gettina proprio Caprini, tale qua. Oriale, Colovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossa, Tagnoni, Graziani. Ma devi fare così, se no. Paolo Rossi, te lo ricordi chi è Paolo Rossi? Paolo Rossi. Chi è Paolo Rossi? Paolo Rossi. Ma Paolo Rossi non è un comico, un calciatore, Paolo Rossi. Quello che ha vissuto. Paolo Rossi, lei dice Paolo Rossi. Paolo Rossi. Paolo Rossi. Che a Roma dicevano, oh, hai campato sulle spalle dei Conti. Sì, bravo. Il pallone spingere in rete, famoso contro la Bologna. Vabbè. Va bene. Ogni maledetto giovedì, in regia Simone Genovese, vedi, io Ciro Tumolillo, Elena Vittoria. Elena Vittoria, Massimo Carrino. Ricordiamo la data del 16 a Villa Egea, c'è Andrea Sannino. Grande Andrea. Un abbraccio. Giorno 16. Ciao a tutti da noi. Ciao, 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 ciao. Egea Eventi, due location, un'unica qualità. Villa Egea è una location unica che dispone di tre sale attrezzate, una suite per gli sposi, ampio giardino dove svolgere deliziosi buffet e parco giochi bimbi con animazione. Villa dei Marchesi Cappelli è una residenza storica affrescata da noti pittori del Settecento, con lussureggiante giardino e ampio terrazzo panoramico. Entrambe le strutture offrono un servizio unico, abbinato a una cucina di tradizione mediterranea. Villa Egea si trova a Massa di Somma, via Vicinale Santa, provincia di Napoli. Telefono 081 574 2323. Villa dei Marchesi Cappelli si trova a Pollena Trocchia, via Cappelli 91 bis, provincia di Napoli. Telefono 081 897 2513. Marchesi Cappelli e Villa Egea vi augurano buone feste.